25%, ma come hanno fatto? Si sono stupiti e si stupiscono sopra e vedrete come si stupiranno il 26 di maggio. È fantastico! Noi non siamo, vorrei subito dire, adesso invece ci trattano in un altro modo, ci trattano in un altro modo. Adesso io sono un assassino, sono Hitler. Oggi questo povero uomo che va in giro per le televisioni a dire che lui ha epurato, ha guardato tutti i discorsi di Hitler, togliendo la parola Hitler, e sono i miei discorsi. E noi non siamo, oltre Hitler c'è qualche altra cosa. E noi siamo quest'altra cosa, siamo oltre qualsiasi ideologia. E siamo cattivi, ma no, noi non siamo neanche vendicativi. La nostra vendetta sarà il nostro progresso. La nostra vendetta sarà quella di andare avanti e farli diventare dei piccoli effetti collaterali fuori dalla storia. Sono sempre lì a stupirsi. Chi siamo? Dove andiamo? Chi ci dà i soldi? E allora, ecco che vanno e arrivano anche dalla... facciamo paura, ma che paura? Non facciamo vendette, faremo un processino, ma un processino online per divertirci anche un po'. Siamo stati 20 anni a essere presi per il culo, distrattati, umiliati, depredati, ce l'hanno fatti di tutti i colori. Abbiamo almeno il diritto a uno sputo digitale in rete. E faremo, è uno sputino digitale, non verrà fatto niente di fisico, andremo a vedere un po' i loro conti, visto che per anni hanno controllato i nostri, Dio mio. Allora io, hanno fatto un redditometro su di noi e facciamo un bel politometro su di loro a vedere dove vanno a finire i nostri soldi. Ma è un gioco, è un algoritmo. E andremo a fare un processino online anche per vedere di chi sono le responsabilità. Lo faremo insieme anche per informare milioni di persone che non sanno veramente di chi è la colpa, perché c'è sempre un responsabile, ma senza punizione, magari guardandoli in faccia, e rideremo davanti a questa gente. E una delle prime colpe ce l'hanno questi signori con le telecamere che sono messe lì, che ci guardano, che ci inquadrano, che ci sputano dalla mattina alla sera. Non dovete fare così. La storia vi sta eliminando, la storia, non noi. Saranno fuori dalla storia tra un po', perché la televisione non ha memoria, perché i giornali non hanno memoria, mentre la rete ha memoria. Come ci ricorderemo chi sono? E allora ci hanno fatto precipitare al 70° posto come libertà di stampa. Siamo un paese semilibero. Qualche responsabilità qualcuno se la prenderà, visto che noi, è chiaro che ci odiano e mi odiano e mettono sui giornali Grillo, Hitler, l'assassino, evasore, prendeva il nero nell'81. Io non lo so dove vanno a tirare fuori le notizie. Benissimo, io sono un delinquente, benissimo, accetto questa targa di delinquente, ma io sono un delinquente autosufficiente, senza nessuna carica istituzionale, e mai avrò una carica istituzionale. Un uomo che ha vissuto, forse ha vissuto due vite, tre vite, perché questa è la terza vita che mi dà, che sono uscito dalla mia villa di miliardario, potevo starmene lì, e sono uscito perché ho capito che mi avete dato forse di più di quello che mi meritavo, e vi sto ridando un po' indietro tutto il benessere che mi avete fatto fare. E questo, e non possono capire. Adesso andiamo in Europa, non possono capire uno che faccia una cosa per gli altri senza avere un beneficio economico su. E allora ecco, dall'Europa arriva Schulz, datemi un po' d'acqua, arriva Schulz, al mio tre, Schulz, e Schulz, Schulz. Arriva qua e ci offende 10 milioni di italiani, offende un movimento di 10 milioni di italiani. Ma come fai ad andare in un paese straniero e offendere così? Viene qua a fare una campagna per il PD, ma perché fa così? Perché forse hanno paura che andiamo là, e siamo l'unico movimento a avere un programma, scarno, ma un programma, abbiamo 7 punti, non ce l'ha nessuno, forse quello della Lega, il programma di quello della Lega è una maglietta così con 9 euro, cazzo. Per leggerla ti dà la sua maglietta, leggi il mio programma,
Noi abbiamo 7 punti, perlomeno 7 punti, andremo lì a dire: cari signori, hanno firmato per i nostri figli, il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti, della gente che non conta più nel nostro paese. Quindi questi contratti che hanno firmato non sono più validi, li vogliamo rivedere, queste parole che non ci fanno capire assolutamente nulla, e il loro trucco è questo: l'Europa nessuno sa cos'è, il Parlamento prima che ci entrassimo noi nessuno sapeva cosa succedeva dentro, l'abbiamo aperto come una scatola di tonno, andremo in Parlamento europeo e apriremo come una scatola di Brüssel. Ora faccio una battuta per Berlusconi. Italiani! Allora, andremo là con le nostre cose e allora andate a vedere chi ha firmato queste cose. All'unanimità, luglio 2011, andate a vedere cosa diceva Gargamella nel luglio 2011 di Bersani. Mai firmeremo il fiscal compact, mai! Eppure 2 mesi dopo, all'unanimità, tutto il PD l'ha firmato, il PDL lo stesso, luglio 2011, di nuovo Tremonti a nome di tutto il PDL ha detto: mai mettere il cappio al collo degli italiani, non lo farò mai. 2 mesi dopo hanno firmato. La differenza tra noi e loro è questa: non è che noi andiamo lì a sostituire un partito con un altro, noi siamo veramente un'altra cosa, se lo devono mettere in testa, un'altra idea di mondo, un'altra idea di economia, un'altra idea di politica. È un processo culturale questo, è un mondo, Dio mio, e guardate come sono, potrei rimettermi in camper e rigirare l'Europa in camper, ho una carica che mi date voi che è fantastica. Siamo strani o diversi, il comunismo non ha funzionato, è stato applicato
Il capitalismo è quello di rapina, di andare in uno stato e devastarlo, di andare in un altro stato e devastarlo. Il capitalismo questo non prevede la democrazia, c'è solo in Cina perché sopra ci sono i maoisti. Noi siamo il piano B dell'Europa, lo devono capire. Andremo lì a dire, abbiamo dei debiti, come la BCE ci dà soldi, le banche non possono darlo. Questo sistema di banche che non esiste, è solo virtuale. Le banche stampano soldi dal nulla, soldi dal nulla. Oggi i soldi virtuali nel mondo sono 200 trilioni di dollari. L'economia dice, vera del mondo è 70 trilioni. Noi stiamo cercando di diventare un paese virtuoso aumentando il PIL, sai come c'era oggi sul giornale? Con la prostituzione e la droga. Con la prostituzione e la droga aumenteremo il PIL perché andranno dentro i dati Insta, ma è incredibile! E fai felice e ricco il tuo paese, vai a puttare, Dio mio, è fantastico! Nella loro ottica morta! Morta! E gente, è fuori della storia! Noi vogliamo uno stile di vita diverso, un diverso di... Non si può parlare di lavoro, lavoro. Siamo in ansia perennemente di sto lavoro, il lavoro, i minatori che muoiono il lavoro, quelli delle fonderie che ammalano a 55 anni il lavoro sarà una parte importante della tua vita, ma non può essere tutta la tua vita, porca puttana. Allora ecco, che noi non facciamo questa piccola manovrina degli 80 euro che è offensiva anche per il più povero. Noi facciamo un reddito di cittadinanza che è una cosa viva, è una cosa che il tuo comune si prende un disoccupato col nome e cognome, lo conosce, lo porta a fare un corso di qualificazione o riqualificazione, gli si dà un reddito di cittadinanza a lui e un reddito alla moglie, gli si permette di vivere e quando devi accettare due o tre lavori e sono lavori che magari lui aveva dentro e non li poteva fare, magari lo aiutiamo a scegliere. Se rifiuti tre lavori perdi il reddito di cittadinanza, c'è in tutta Europa, non c'è da noi e non c'è in Grecia, è pazzesco, e ti dicono dove prendi i soldi. E io devo vedere la gente che si ammazza, la gente che vanno alla Caritas, la gente che sta male, i nostri giovani a partire, partono tutti i giovani, nel 2015 ci saranno più 65 anni che 20 anni. È un paese destinato al suicidio se non fermiamo questa roba qua. I giovani devono rimanere qua perché la piccola e media impresa deve essere al centro della nostra colonna vertebrale economica. Innovazione, tecnologia, digitalizzazione, non sanno neanche cosa sia. Berlusconi ha detto, ho letto su Google, le anime morte. No, stai. E allora, c'è le stampanti 3D, è una buona rivoluzione. Continuiamo a fare automobili, 15 milioni di automobili in Europa, non ne vendono una, ci sono piazzali pieni di automobili nuove che marciscono perché non possono chiudere le fabbriche. Sarà l'apocalisse tra un po' di disoccupazione. Dobbiamo prepararci a inventarci i lavori, quelli che chiudono i lavori non tornano più. Cioè li dobbiamo reinventare, i lavori passare dal fossile alle rinnovabili, sono lì i lavori. E allora sposti il carico fiscale sui fossili. E allora meno materiali, 100 miliardi di tonnellate di materiale consumiamo all'anno, 100 miliardi. E in 8 mesi tornano in discarica nell'aria e nell'acqua, cioè te le mangi, te le bevi, te le respiri. Ci sono i rifiuti perché sono progettate male le cose. Allora bisogna mettere gli ingegneri, bisogna mettere le persone che capiscono, perché quando fai un rifiuto hai progettato male, hai disegnato male. È un mondo nuovo, non abbiamo bisogno di automobili, abbiamo bisogno di muoverci, non abbiamo bisogno di caldaie, abbiamo bisogno di tepore, non abbiamo bisogno di frigoriferi, abbiamo bisogno di freddo, di servizi. E allora bisogna ridurre l'energia, risparmiare, mettere a norma tutti gli edifici, a norma efficienza energetica. E questi, se vai a vedere il loro piano energetico, la loro rivoluzione verde di Tremonti, di Monti, scusate, la loro rivoluzione verde si passa attraverso la green economy, idrocarburi e gas. E noi siamo qua a farci di nuovo prendere per il culo col panico che ti diranno che quest'inverno non abbiamo gas. Non è vero! Non è vero! Il gas lo comprano d'estate che costa meno, lo stoccano sotto il culo della gente.
gente a 5.000 metri che non sa niente e lo rivendono in Europa il livello che costa di più. Noi compriamo energia nucleare ai francesi che la svendono di notte perché non ci sono le fabbriche aperte e noi la trasformiamo in idroelettrica e la rivendiamo in Svizzera. È un giro come una merce qualsiasi. Noi siamo in grado col sole, col vento, col geotermico, con le rinnovabili, con le case che fanno energia, io ce l'ho, di farci l'energia noi, tagliare i fili di questo, di questi spacciatori di energia. Ed è un cambio culturale. Andremo lì a difendere il nostro Made in Italy con le unghie e coi denti. Il debito se lo dobbiamo, ce lo dobbiamo spalmare tutti, gli Eurobond. Difendiamo gli investimenti che vanno agli artigiani, agli agricoltori, ai pescatori, alle piccole e medie imprese, al nostro Made in Italy che è il più conosciuto nel mondo. Faremo delle cose, benissimo, vuoi comprarti le arance da Tunisi, ti metto il 25% di IVA, vuoi prenderti le arance siciliane il 2%, faremo le protezioni dei nostri cibi italiani, 3% parametri, ridiscuteremo tutto e se non saranno d'accordo lanceremo un referendum sull'euro dopo le elezioni, che sia valido, illegale o anticostituzionale non ha importanza. Informeremo milioni di italiani e saranno gli italiani a decidere se andare via o essere dentro con l'euro, sì o no. Sarà un popolo che deciderà la sua sovranità monetaria, economica e culturale. E poi ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Perché grido così? Ci vediamo alle 21 ci rivediamo. A dopo.